Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con il Laboratorio Salute, questo nostro piccolo salotto, un giardino zen virtuale dove noi ogni settimana possiamo coltivare tutto ciò che fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. Allora, oggi introdurremo un argomento nuovo mai trattato in laboratorio salute, ovvero una nuova concezione di guarigione e di corpo, perché non avremo più solo un corpo fisico, un corpo mentale, ma avremo un corpo di informazione, un corpo informatico. Ed è qui con noi questo percorso, questa nuova medicina funzionale dell'informazione, lo faremo con un medico, la prima volta qui in nostri studi abbiamo il dottor Urbano Baldari, buonasera, buonasera. e benvenuto qui in Grazie. nostri studi. La presento velocemente, lei è praticamente l'ideatore della medicina dell'informazione ed è il direttore del poliamburatorio Chimea. Ha fatto un lungo viaggio per venire da noi, lei viene da Cesena, Cesena sì, quindi sì. la ringraziamo per aver fatto un bel po' Bene. di chilometri. E lei viene da una lunga carriera ospedaliera. Sì, 25 lei, anni in ospedale. Medico-chirurgo, dermatologo, dermatologo, specializzato in dermatologia. Sì. Ed ha deciso ad un certo punto della sua carriera ospedaliera sì. di lasciare l'ospedale. Sì, sono lì, mi sono licenziato, cominciai a fare questa medicina. Conosciuta attraverso. Sì, diciamo che i centri erano in Germania. Poi i tedeschi vennero a insegnarla qui da noi. Cominciai allora e dopo decisi di lasciare l'ospedale per farla a tempo pieno. Insomma, come e mai questa decisione? Ma eh, presente è quello che fa il dermatologo. Il dermatologo praticamente eh, ha otto farmaci per curare 57.000 sindromi e soprattutto molto spesso fa delle cure sintomatiche, non cura la causa. E che io stavo, cercavo qualcosa che mi, permette, mi permettesse di aiutare i pazienti risolvendo le cause, se era possibile. Quindi ho cominciato a guardare. E questa è stata diciamo, la scelta che dopo ho visto che era più funzionale è quello che desideravo io. Ecco, lei ha fondato eh, ha ideato questo metodo dell'informazione. Sì. Poi spieghiamo nel dettaglio di che cosa si tratta, che è praticato in Italia da circa una decina di medici. Sì, sì, non di io so che il suo centro medico, il suo poliambulatorio, è frequentato da tantissimi pazienti. Sì. Pazienti che voi non riuscite a visitare perché sono talmente tanto numerosi che siete alla ricerca, avete questa scuola dove siete alla ricerca di medici che apprendano questo metodo. No? Sì, sì, noi vorremmo, cioè, noi vorremmo formarli per poter lavorare anche perché abbiamo bisogno di forze, di forze fresche che eh, imparino questa tecnica. Secondo me è meravigliosa. Per cui. Non perché la pratico io, ma perché veramente, eh, è veramente bella, insomma, è veramente bella, si permette stare vicino al paziente come nient'altro io ho visto nella mia carriera. Ecco, dottore, lei ha unito diverse metodologie, dalla medicina sì. ufficiale fino ad arrivare alla medicina tradizionale cinese, l'omeopatia. Sì, cioè diciamo che il Trade Union completo è questa grande rete informatica, e un grande net interno che noi abbiamo che ci permette di coordinare tutto quanto il lavoro del corpo. Noi eh, con 1500 kcal facciamo decine di migliaia di miliardi di operazioni chimiche tutti i giorni. Vale a dire che con un centesimo facciamo le macchine della Fiat. Cioè è una cosa che non esiste, ma noi eh, lo possiamo fare grazie a questa puntuale informazione. Ogni volta che c'è una reazione chimica, quindi decine di migliaia di miliardi di volte partono delle correnti elettrodinamiche a onda. Che sono uguali alle email, preciso. Viaggiano alla velocità della luce e vanno, a, e vanno a avvisare con la precisione della luce laser. Questo è stato dimostrato da Pop, quindi non è che da un, uh, uno scienziato austriaco negli anni Ottanta, medico anche lui, e vanno a colpire la, con precisione chi deve lavo, lavorare dopo. Questo fa la reazione e manda una controinformazione per avvisare chi gli aveva mandato il messaggio per dire ho fatto bene. Si chiama feedback. Quindi per ogni reazione chimica ci sono due informazioni che viaggiano, quindi la marea di informazioni è enorme. Siccome sono delle correnti si possono misurare con delle apparecchiature elettroniche eh, adattate. Ecco, questo qui diciamo, è, il, è il succo del sistema, quindi possiamo trasformare in numeri e quindi dare una valenza scientifica fisica a quello che è un flusso informatico. Quindi invece, cioè, la medicina convenzionale si serve di esami del sangue, di esami, di esami eh, come la radiografia, l'ecografia, eccetera. Noi ci serviamo di una, eh, diciamo, di una conta dei flussi informatici all'interno del corpo. In base a questo si fa la diagnosi. Ecco perché lei dice praticamente che la medicina eh, tradizionale utilizza solo questa parte no, di diagnosi che non è completa. Secondo me, secondo me allora, se noi parliamo di medicina dell'acuto, di chirurgia, la medicina convenzionale ha raggiunto delle vette prima in, 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 uh, insospettabili, cioè ha raggiunto dei, delle capacità diagnostiche sull'acuto e, e sull'intervento chirurgico, uh, ha fatto, fa degli interventi chirurgici adesso veramente buoni. Con, diciamo, con effetti collaterali e con, diciamo, molto, limitati, molto limitati, ma sul cronico, sulla malattia cronica siamo ancora alla cura del sintomo, cioè praticamente si confonde il sintomo con la malattia. La malattia è una causa, noi curiamo semplicemente un sintomo della malattia cronica, ovvero sia uno ha dolore articolare perché c'è un'artrite reumatoide, gli si cura il dolore, ma non è questa diciamo, la filosofia che sta dietro a questo tipo di medicina. Siccome l'80% delle pazienti che vanno ad un ambulatorio medico sono pazienti cronici, quindi praticamente la, la, la popolazione che può fruire di questa medicina è enorme. E, e permette di fare diagnosi su questo, capito? Sulle patologie croniche, soprattutto questa qui, eh, non ha rivali, secondo me. Mm. Ecco, quindi quali sono le patologie maggiormente che voi... Curate quelle croniche? Malattiali allora, per cronico si definisce qualsiasi patologia dura da almeno due mesi. Quindi a due mesi vuol dire che c'è stato uno stabile interessamento di un, sistema, eh, di un sistema corpo che non riesce a gestire quello che lo sta aggredendo. A questo punto qui, eh, ehm, a questo punto qui. La medicina convenzionale comincia a studiare il sistema immunitario, il sistema ormonale e a ognuno cerca di dare una risposta. Per cui, vediamo pazienti che vengono a volte, dopo anni e anni di, di, di questa pratica, con 12, 15, 20 compresse di tipo diverso per poter curare tutte quante le cose: un po' di questo, un po' di quello, quello che va contro quell'altro, per l'effetto collaterale ti diamo questo, e alla fine c'è la sportina, il, va dal farmacista e torna a casa con la sportina. questo è però non c'è una diagnosi dietro, c'è semplicemente per questo sintomo ti do questo, per quest'altro sintomo ti do questo, tutto quanto basato sulla biochimica va benissimo, i colleghi lavorano benissimo, però dietro non c'è il know-how, c'è la capacità di capire cos'è che ha creato queste cose. È lì che, che, è lì che nasce il nostro studio della patologia cronica. Ecco, Poi durante la trasmissione vedremo alcuni sì. momenti no? sì. di come avviene diciamo, una visita. Sì, eh, esatto. Non dovete pensare di andare da un normale dottore che vi fa una visita con diagnosi, insomma, eh? perché vengono fatti alcuni test sì. molto particolari. Sì. Lei è uno dei pochi che lo utilizza in Italia. Sì, cioè, sono funzionali, cioè, noi ne abbiamo due in effetti che facciamo di test e sono funzionali allo studio di questa... questa Invece di fare la diagnosi sulla cellula, noi facciamo la diagnosi su come comunicano le cellule fra di loro. L'esempio cioè, è che mentre il medico tradizionale fa, eh, lavora sull'hardware, io lavoro sul software, in poche parole. Insomma, sono più vicino al softwareista che non al, 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 al medico tradizionale. Il Quindi dalla to... comunicazione errata tra le cellule lei riesce sì. a capire che tipo di patologia esatto. ha e riesce a ripristinare l'equilibrio. Sì, perché il concetto è questo qui. Ogni sistema informatico è aggredibile da un hacker. Allora, cos'è l'hacker? L'hacker è, è quell'entità quell che interviene in un sistema per guadagnarci qualche cosa. I nostri hacker non sono uomini come quelli che ci sono su internet, ma parassiti, batteri, funghi, protozoi, virus, sostanze chimiche, metalli, che hanno poche emissioni frequenziali e sempre quelle, però entrano nel nostro sistema comunicando attraverso delle onde, come comunichiamo anche noi, perché loro si infilano nel nostro fascio di informazione e grazie a questo si vanno a collocare in un organo e lì fanno quello che devono fare, cioè sottraggono energia per potersi moltiplicare loro, oppure come le sostanze chimiche per fare dei danni. Qual è? Qual è? Noi possiamo scoprire però qual è l'hacker perché questi hacker, che sono piccolini, parassiti, batteri, funghi, tutti quelli che ho citato, hanno poche onde e sempre quelle. Questo è il vantaggio. Se noi riusciamo ad avere eh, un dato è un dato eh, preciso dell'onda, che in questo caso è la lunghezza d'onda, la distanza tra l'onda e l'altra che è un numerino, abbiamo, se un hacker ha 20, 20 onde abbiamo 20 numerini, se noi abbiamo un, un database, e io ce l'ho, dove sono caricati tutti quanti questi 20 numerini di ciascun hacker, una serie di 20 numeri diventa un codice a barre, in pratica io riconosco l'hacker dal suo codice a barre addirittura. Sì, sì. Qui lei riesce a riconoscere se è un parassita, un, parasita, non un solo, virus, un batterio. Non solo, un fungo. ma con una precisione molto... Eh, mo perché ne nella database ci sono circa 20.000 20 voci e per, dire, per fare un esempio eh, di un germe banale, eh, c'è lo un, stre streptococco e un battere dove ci sono due o tre specie eh, aggressive e altre che sono molto meno aggressive. Allora, però io ce le ho tutte perché più il database è, eh, è pieno di informazioni, più è preciso. L'esempio che faccio io con i pazienti è quello che se uno va in un supermercato e si trova di fronte a 10 qualità di arance che hanno tutti l'unico prezzo, lui non sa quale arancia prendere. Il commesso non sa quale arancia soprattutto ha preso il, il, il cliente. Se invece ogni arancia ha il suo prezzo, sappiamo con precisione qual è l'arancia che è stata presa con il codice a barre. Per questo che io ho, sapendo che ci sono 3-4 specie patogene, ne ho 20-30, ma vengono sempre fuori le 3-4 specie patogene con una precisione molto, molto alta. Ecco. Questo che volevo dire, qui il programma eh, lavora, anche il programma che abbiamo in un database tedesco lavora, su, ehm, eh, lavora con questo sistema e così possiamo fare una diagnosi precisa di chi sta aggredendo dal punto di vista informatico il sistema. Questo è, diciamo, è come funziona il. Eh. Sì, poi spiegheremo in dettaglio le immagini che abbiamo visto, sì, perché sì, sono esatto. molto. Eh, significative. Allora, se la regia è pronta, partirei dalle slide. Esatto, no? così per vi faccio vedere un pochettino. Per spiegare esattamente cos'è questa medicina dell'informazione. Okay. Stiamo parlando di fotoni. Sì, sì, i fotoni praticamente sono chiamati quanti di luce: sono praticamente delle onde elettrodinamiche che viaggiano a velocità della luce. Sono dei lampetti che arrivano a 320.000 km al secondo. In questa slide si vede praticamente quando il fotone entra. Un'informazione quasi... Questa cos'è? Una cellula. Questa è una cellula in cui vediamo un nucleo giallo centrale dove c'è quei due filamenti neri, sono il DNA srotolato, e poi la parte azzurra invece è quello che contorna la cellula che si chiama citoplasma. Allora il fotone arriva all'interno della cellula, sparato da un'altra un cellula, arriva all'interno, srotola il DNA, il DNA srotolato... Eh, diciamo prepara una risposta perché il DNA è, è, è sempre un gomitolo. però, quando viene stimolato, si srotola e comincia a muoversi in questo modo. In questo modo produce fotoni. Quindi, da un fotone partono degli ulteriori fotoni, che sono il messaggio che è quello precedente e la cellula che ha deciso quale risposta dare al messaggio che ha ricevuto. Quindi, questi fotoni entrano nel citoplasma attraverso quella. Quella lunga quel, quel lungo corridoio nero che vedete e viene sparato fuori dalla cellula attraverso una struttura che si chiama reticolo endoplasmatico e viene sparato poi fuori dalla cellula nell'ambiente esterno extracellulare attraverso quel GL cal che vuol dire glicocalice che è una porticina attraverso cui viene sparato fuori a questo punto con un sistema molto particolare studiato dai tedeschi da un certo professor Heinz sempre di, di Vienna arriva a andare a cercare un altro eh, va a cercarsi il nuovo bersaglio per informare che c'è stata una modifica, e dopo gli fa, lo fa modificare cioè, quindi, anche il successivo Bersaglio. Quando si srotola in maniera corretta, tutto va bene, giusto? Esatto. Però cosa succede? Che a volte e allora. Lo srotolamento è sempre uno in qualsiasi modo avviene uno srotolamento. La mancata correzione o maggior correzione è se si crea uno squilibrio. De, delle informazioni che, che arriva, modificano la risposta del DNA e del, di tutta quanta la cellula, capito? Quindi esce una risposta... Quindi modificata. abbiamo una replicazione errata della cellula, che è una, una base. Un'informazione informa, un malata, diciamo. È come dire, se eh, in un computer un hacker è messo dentro dei virus, il computer non va più bene come prima. Fa più fatica, cioè perché è carico di vi è già dei virus e quindi qualche cosa, è un programma è più lento. Si va dal programma leggermente più lento a delle immagini che partono quando cioè qualsiasi cosa può succedere che, e noi capiamo che non sta funzionando qualche cosa. Nel nostro corpo lo capiamo perché vengono fuori dei sintomi che prima non c'erano e perdurano. Bene, andiamo alla slide successiva. Ecco, quindi... questo qui praticamente studia lo spazio extracellulare. Nello spazio extracellulare noi abbiamo una. Eh, come vedete ci sono due immagini, un'immagine che noi chiamiamo gel che si trova sulla sinistra, e un'immagine che, si, che noi chiamiamo Sol che si trova sulla destra. È lo stesso spazio extracellulare che è formato da una sostanza, eh, ci sono cellule, ci sono, ma soprattutto questa sostanza blu è una sostanza molto gelatinosa che può essere più gelatinosa o meno gelatinosa. La, la meno gelatinosa, il SOL, praticamente permette un passaggio molto rapido dell'informazione, quindi va, viaggia molto velocemente in modo diretto. Quando la gelatina diventa più rappresa si ha eh, la fase gel e quindi praticamente l'informazione diventa più tortuosa e fa più fatica a passare. Questo è un fatto fisiologico, nel senso che l'organismo, eh, diciamo anche nello spazio, l'informazione viene anche gestita. A seconda dei bisogni dell'organismo. Tant'è vero, questo corrisponde a quello che succede, per esempio, nell'orologio della medicina cinese. L'orologio della medicina cinese sono degli organi che lavorano di più in certe ore, a abbiamo. esatto, a 12 ore di distanza lavorano di meno. Allora, la loro fase sol è quella dove lavorano di più, la loro fase gel è quella dove rallentano queste informazioni. Finché il sistema è in grado di equilibrare le due cose, cioè si passa dal gel e al sol in modo armonico, controllato da. Nostro, dal nostro organismo che è, è, è stato pensato in modo da funzionare perfettamente, tutto quanto va bene. Dove comincia la malattia? Quando una, una situazione rimane sola per troppo tempo, in questo caso avremo un fatto infiammatorio, un'appendicita acuta, per dire, oppure e se rimane per troppo tempo in gel, in questo caso avremo una, una patologia molto più rallentata, un'artrosi. No, una immune, una patologia autoimmune. Esatto, qualsiasi tipo di, di, di patologia dove c'è una tendenza a rallentare un, un ipotiroidismo, cioè Quindi, qualsiasi cosa. Il, ci deve essere nel nostro corpo un equilibrio tra il sistema simpatico il nostro, e parasimpatico. Il no, esatto, no? il cioè, nostro sistema è un sistema in equilibrio sempre. Se si squilibra questo sistema, il sistema va in crisi. E dopo deve recuperare questa crisi, dopo vedremo poi come. Questo è il riadattamento meostatico dell'informazione. Cioè sì, che cosa succede? Succede che praticamente quando c'è un'informazione eh, che parte da un, uh, un organismo, questa informazione può essere normale o modificata da un danno. Qui vediamo Ci può fare un esempio concreto per capire un organismo? <coughs> allora. Una, un, riprendiamo lo streptococco, un germe, lo streptococco, dà una tonsillite. Una tonsillite crea, una, cioè uno streptococco è entrato in una tonsilla palatina e provoca un'infiammazione tonsillare. Questo crea nella tonsilla un'informazione che non è più equilibrata, è la sua informazione modificata dall'informazione dello streptococco che hanno trovato a casa lì dentro. Cosa succede? Succede che finché l'organismo riesce a gestire questa situazione, l'organismo trova un certo suo adattamento, dopodiché la, la tonsilla cerca di adattarsi da quando non ce la fa cerca un organo su cui scaricare parte del suo eh, del, della, del lavoro informatico che non riesce più a svolgere. Quindi il bersaglio 1 sarebbe la tonsilla? No, il, 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 il cuore di catena è la tonsilla, ah. il bersaglio 1 potrebbe essere per dire il bronco, scarica sui bronchi, viene fuori, i bronchi cominciano a lavorare di più. Allora facciamo l'esempio del bambino, comincia a avere un pochettino più di muco, o, finché sta bene non ci sono problemi, poi comincia a avere un po' più di muco, può venire fuori una bronchite. I bronchi vanno in difficoltà, a questo punto non riescono più a gestire il sistema, chiamano un terzo organo, facciamo l'esempio, lo stomaco. Lo stomaco viene fuori una gastrite, perché eh, prima lo stomaco riesce a gestire, poi pian piano anche lui si sfianca e viene fuori una gastrite. A quel punto l'organismo cerca un quarto bersaglio, Così vengono fuori quelle che vengono chiamate le catene informatiche patologiche. Sono catene che hanno il compito di distribuire in modo, in modo eh, più possibile armonico il danno, in modo che non si concentri in un punto, perché se si concentra in un punto c'è lo shock di sistema e praticamente il, si rischia moltissimo, vengono fuori delle malattie molto gravi. Quindi il compito dell'organismo è trovare un gentleman agreement con il germe che l'ha aggredito, cercando di distribuire l'effetto che fa lui, perché lui va lì per, per, per portare via energia, quindi distribuisce, distribuisce quell'energia che manca e va a cercare degli organi energetici per aiutarlo. Per cui se noi non curiamo la tonsilla, ma andiamo a curare con, dei, con, eh, con de, un inibitore di pompa allo stomaco, non risolviamo il problema, perché il problema rimane sfiammiamo un po' lo stomaco ma la tossila rimane infiammata rimane attiva dobbiamo curare la cosa. È, è lì il problema dobbiamo capire da dove parte il problema e come si sviluppa okay? è qui che subentrano le catene causali di esatto. Schimmel Schimmel è stato un, era un grande medico innanzitutto era un omeopata tedesco, no? Lui? sì, medico medico, medico, medico omeopata tedesco ehm, sì, eh, lui era anche un medico misuratore, perché io sono un misuratore, non sono un omeopato. Io non ho mai fatto una scuola di omeopatia. Il mio maestro, che si chiamava Fall, quello de della scuola, quello dell che ha fondato l'elettroagopuntura di Fall, lui diceva che un misuratore può diventare un buon omeopata. Un buon omeopato non potrà mai diventare. È difficile che diventi un, un buon misuratore, perché il medico misuratore tiene conto. Non della filosofia di Anne, ma uso l'omeopatia per curare attraverso la, la misurazione. L'omeopata ha tutta un'altra procedura che è validissima, non lo metto in dubbio, però sono due mondi un po' distanti. Cioè io sono più, sono più vicino a quello che fa il medico occidentale, che non, è tradizionale che non l'omeopata, come, come diagnostica, io uso ancora i, i ragionamenti dell'ospedaliero, non, non uso i ragionamenti dell'omeopata. Però riconosco che l'omeopatia ha dei grandi risultati. Ecco, questo qui. Diciamo che il cuore di catena è dove si sviluppa la malattia, dove inizia il problema. Qualsiasi organo può essere interessato, ci sono degli organi che sono più interessati da altri. Ci sono degli hacker, dei germi, dei parassiti, dei virus che amano più certi organi dove mettersi rispetto ad altri. Altri invece, che hanno la bocca, la bocca buona, come lo streptococco, e i papillomavirus, che è qualunque organo dove si trovano, ci si infilano. L'importante è che trovino una, default, un, una piccola falla nel, nel sistema informatico, lì si infilano, ok? Se potete passare, tornare indietro di una diapo, grazie. Quando si crea un problema, viene, viene, viene colpito l'organo bersaglio, che è praticamente il primo organo che viene interessato, dice io non ce la faccio più, dammi una mano, e questo organo qui dà una mano, finché riesce a gestire il problema eh, diciamo eh, il sistema rimane in equilibrio. Dopodiché viene fuori il problema anche sull'organo bersaglio, che dice ad un altro: dammi una mano perché non ce la faccio più. Questo è, Possiamo... Qui sono le catene causali queste. E eh, così sì, questo diciamo, è il principio. Questi sono eh, diciamo, l'informazione. Eh, fisica formata da, da treni fotonici, cioè da questi fasci di fotoni coerenti che sono delle fasci di onde, in poche parole, che viaggiano velocissimo a 320.000 km al secondo, stimolano nel, eh, a livello dell'organo bersaglio delle vie molto più, diciamo, eh, che benissimo conosce anche la medicina convenzionale oppure fanno parte della medicina energetica cinese. Come vedete l'area rif di riflesse eh, i, 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 i rapporti di contiguità fra gli organi, cioè praticamente è facile che una colecisti chieda aiuto al fegato perché è l'organo di vicino, la via enzimatica metabolica, cioè praticamente fegato e pancreas comunicano fra di loro con enzimi, ecco anche questa è una via che viene utilizzata. Diciamo in seconda battuta rispetto all'informazione, sono quelle che vengono stimolate poi che noi conosciamo con la medicina convenzionale, via riflessa sonica, via immunitaria allergica, il sistema immune, il sistema ormonale, il sistema eh, psico eh, neuropsichico, la medicina tradizionale cinese, che eh, attraverso, cioè, attraverso i meridiani di acupuntura cinese anche. E la via linfematica e i foci sono queste qui le principali. I foci, che sono delle comunicazioni a distanza molto rapide. Queste qui sono Quindi, le se l'organo A è la, sono le tonsille, l'organo B abbiamo detto che è il bronco, bronchi. la medicina funzionale va a studiare la relazione e, 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 che c'è tra, tra questi due organi, sapendo che il, il, treno, il, il fatto fotonico va a stimolare alcune di queste vie, che può essere, per esempio. Nel sistema qui che vediamo la contiguità, perché le tonsille sono, sono molto vicine alle vie respiratorie, comincia, dopo comincia subito il faringe, oppure, meglio ancora, la via allergico-immunitaria. Sono le due vie attraverso cui il germe presente nella tonsilla può attivare i bronchi. Quindi il bronco deve rispondere dal punto di vista immunitario ai bisogni della tonsilla. Poche certo. parole. Non so se... allora, ecco, abbiamo... questo è l'esempio di cui avevo parlato. L'esempio della tiroidite autoimmune de, 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 de autoimmune, sì. Una tonsillite eh, dove sono presenti uno streptococco e un adenovirus, <coughs> viene, eh, viene, eh, no, no, non si riesce più a gestire, la via immunitaria provoca la comparsa di una bronchite, perché anche il bronco, che inizialmente ce la faceva, a un certo punto non ce la fa più. A questo punto il bronco per contiguità. Eh, oppure attraverso il canale di stomaco eh, che è, ehm, è in comunicazione energetica cinese con i bronchi, dopo dal canale di stomaco, viene scaricato sulla tiroide, la tiroide diventa il secondo bersaglio e qui viene fuori la tiroidite autoimmune, dove la tiroidite è causata fondamentalmente dall'adenovirus, non dallo streptococco Lo è praticamente è la locomotiva che, che traina l'adenovirus e lo porta dentro nella cellula. Quindi tra i suoi pazienti che hanno la tiroidite autoimmune, lei ha riscontrato sempre tonsiliti e bronchiti? No. Allora, il bello del sistema è che lo stesso risultato può nascere da varie, da, da ah. varie vie che possono venire fuori. Una malattia cronica può essere definita a seconda della grandezza e dell'importanza della malattia cronica. Da, da 3 fino a 15-20 possibili catene causali, possibili percorsi, diciamo, che si, è, è come una specie di, di studio eh, di, 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 della rete di comunicazione. La rete di comunicazione nostra una rete Wi-Fi formata dai meridiani di acopuntura cinese. Bisogna che spenda due parole: sui cioè, meridiani di acopuntura cinese, ormai è dimostrato che esistono eh, due tipi di, eh, di comunicazione. L'immagine che mi viene di più sono le autostrade dell'Olanda dove ci sono l'autostrada principale dove corrono le macchine, dove corrono le automobili, vanno veloci, e poi ci sono le due, i due percorsi ciclabili laterali. Allora, mentre, mentre il me, eh, io studio tutto quanto quello che succede nel percorso delle auto, il medico agopuntore studia il percorso che sempre nel meridiano che avviene a 320.000 km al secondo il mio, quello laterale... Eh, studia il medico de, di agopuntura studia il percorso che si chiama electronic jumping il salto elettronico che viaggia a due metri al secondo ed è quello che cura lui praticamente è, diciamo, ed è, eh, quindi il meridiano di agopuntura cinese è molto più complesso di quanto quello che è quindi ci sono due tipi di comunicazione dagli studi fatti dagli studi fatti eh, da mio collega amico Giovanardi che è eh, un agopuntore molto bravo della mia zona, eh. lui praticamente iniettava del bled di metilene in un punto di agopuntura del fegato e dopo 30-40 secondi si vedeva nel fegato la presenza del bled di metilene, vuol dire che c'è una comunicazione diretta al punto di agopuntura, però 30-40 secondi, io parlo di una velocità di 320.000 km al secondo, vuol dire che è una reazione mentre sta ancora avvenendo, già chi deve lavorare dopo ha già avuto l'informazione di quello che deve fare. E tutte e due passano nel meridiano di acupuntura cinese, questo è. Quindi io studio questa parte qui. Quindi Mi siamo vi. sempre nel campo dei fotoni. Fotoni. Invece dall'altra parte non sono fotoni, ma sono dei, dei salti elettronici che avvengono da molecola d'acqua a molecola d'acqua, cioè sono, saltellano. Dottore, la devo interrompere un attimino, abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché l'argomento è davvero molto interessante, tra poco. Breve pausa pubblicitaria, siamo di nuovo con voi, stiamo parlando con il dottor Urbano Baldari, che è l'ideatore della medicina di informazione. Adesso cerchiamo di capire perché questo tipo di eh, terapia, di medicina, è differente da tutte le altre. In che modo si differenzia? Se, eh, dunque, i, i, allora, innanzitutto per me il rimedio omeopatico. Il, qui è scritto farmaco, infatti bisogna parlare di rimedio omeopatico. La differenza è sostanziale. Il farmaco omeopatico contiene un quantum biologico, cioè praticamente c'è una sostanza chimica. Il rimedio, invece, contiene semplicemente un'informazione. Quindi praticamente è acqua caricata con delle informazioni. Gli omeopati, eh, le, le ditte omeopatiche, le ottengono attraverso la diluizione e la dinamizzazione, cioè una tintura madre di base della sostanza che vogliamo, viene diluita continuamente in parti sempre, sempre maggiori, la sostanza pian piano scompare e la dinamizzazione, cioè sbattere, eh, adesso ci sono gli sbattitori automatici, ma, ma c'è una ditta ancora che lo sbatte tutto quanto a mano, c'è un paese in Germania che lavora eh, battendo a mano il, il rimedio omeopatico e, e questo assicura il passaggio dell'informazione nell'acqua che diventa acqua informata. Questo è, eh, diciamo, lo studio dal punto di vista chimico il rimedio omeopatico è acqua e zucchero. Dal punto di vista invece fisico è un informatore di un sistema che viene modificato è come noi mettessimo dentro un'altra informazione che modifica i precedenti. Dove c'è stato il cambiamento nella medicina dell'informazione? È stato nel database. Il database che noi abbiamo ripropone col computer lo stesso lavoro che fa il dinamizzatore e diluitore, cioè praticamente noi da una tintura madre, dalle frequenze, dalle emissioni fotoniche di una tintura madre eh, diciamo riportate nel computer perché sono delle, delle, diciamo delle entità elettriche e quindi si possono trasformare in entità informatiche, otteniamo le diluizioni che ci servono e le possiamo poi caricare sul sistema attraverso un metodo che è un metodo molto innovativo, e trasformare l'acqua normale, noi usiamo dell'acqua, della banalissima acqua, minerale, oligominerale, con un po' di alcol, o, o della, adesso usiamo il fruttosio che va molto meglio, fruttosio biologico, oppure amido di mais biologico, uno dei due, e carichiamo queste sostanze, le, le, la molecola che le riceve di acqua si modifica, Praticamente l'angolo eh, tra i due atomi di idrogeno e l'atomo di ossigeno, che hanno un'angolatura particolare, si modificano in base all'informazione che ricevono e cambiano il loro angolo ed è specifico dell'informazione. Si creano delle strutture che si chiamano clusters, cioè eh, sono dei prismi, ogni informazione ha il suo prismino, diciamo, e questo qui diventa un'antenna che rimanda l'informazione, quindi l'acqua è informata. Rimanda l'informazione, se uno assume l'acqua informata, ha delle modifiche nel sistema biologico suo. È lì che fonde, noi, sì, noi prepariamo queste bottiglie, quindi il rimedio omeopatico è un rimedio essenzialmente fisico, che si può comprare in farmacia, ma si può anche ottenere eh, utilizzando un'informazione un che modifica la struttura. Eh, L'ultrastruttura eh, de, de, de delle molecole d'acqua, questo è quanto. Allora, eh. cerchiamo qui stiamo parlando di medicina dell'informazione. Come si sviluppa diciamo la, la visita? Diciamo? Allora, Anamnesi molto accurata è, la cosa, è una cosa molto importante: capire bene per quale motivo il paziente, quali sono le aspettative del paziente. E che cosa, perché dobbiamo spiegare bene che. Una volta che lui mi ha spiegato la patologia, io devo spiegare che probabilmente se noi non curiamo da dove parte il problema non riusciamo a curare il problema. Quindi dobbiamo, gli spiego, che dobbiamo trovare l'origine del problema sia l'organo che le cause. Dobbiamo mettere a posto quelle cause, se no non mettiamo a posto la sua patologia. Una dermatite, eh, una dermatite atopica che colpisce il bambino che diventa tutto quanto pieno d'eczema. Dobbiamo lavorare su due, dobbiamo trovare qual è l'organo di partenza che in genere è l'intestino, e nell'intestino ci sono in genere due cose. Uno è un, uno strettococco, il secondo è il vaccino della difterite, che praticamente attiva lo strettococco. Questi due insieme provocano una modifica nell'intestino e l'intestino dà subito aiuto alla pelle che dà la dermatite. Ma in che senso il vaccino della difterite? Il vaccino della difterite è. È un attivatore di, eh, di reazioni, di reazioni eh, attiva l'istamina, molto probabilmente, insieme allo streptococco, devono essere insieme. Eh. Questi due insieme provocano la, ma, la dermatite. Noi la consideriamo una malattia, ma eh, come la vedo io, è un sistema attraverso cui l'organo cerca di eliminare il problema che ha nell'intestino. È una visione completamente diversa, per cui... La prima cosa da capire è che non tutte quante le malattie croniche sono uguali, alcune sono espressione del tentativo di un, organo, di un organismo sano di far fuori un problema, la dermatite atopica è una di queste. Quindi anche quando noi gestiamo una cosa dobbiamo tenere presente questa cosa che Il paziente comunque è venuto per il problema della dermatite, quindi dobbiamo. Cioè, io non sono contrario all'uso anche di farmaci tradizionali, l'importante è che siano per breve tempo e che non, dis, non creino degli effetti collaterali, perché un farmaco tradizionale, usato per un cortisone usato per molto tempo, fa dei danni. Quindi, se vogliamo sollevarlo per due o tre giorni va bene, ma dopo deve cominciare la terapia di ripulitura dello streptococco e del vaccino d'arte con l'omeopatia, con quel sistema che vi ho detto. Quindi, Analisi molto accurata, conoscenza delle catene causali, come fa un, un intestino eh, colpito da, da, in cui si è localizzato il vaccino della difterite e lo steptococco. A creare una dermatite, deve passare attraverso il fegato e dal di lì il fegato provoca la dermatite. Quindi, praticamente, conoscenza di quello che può succedere, verifica sul campo con la misurazione perché si misurano bene gli organi, si riesce a vedere come si comportano, come si stanno comportando gli organi del paziente. Quindi, si riesce a ricostruire proprio sul paziente la sua catena causale. Quindi, la diagnosi è molto precisa. La misurazione è quella della conduttanza o della resistenza, delle, eh, praticamente si chiama resistenza all'intensità di corrente, è un ometro quello che utilizzo io. Che Possiamo un... vedere se la regia è pronta alle immagini di come viene una, esatto. m, una visita di controllo da lei, una visita diagnostica per capire perché i minuti volano e. Sì, sì, sì. E... Ok. Va bene, questo okay. è il. Il qui siamo all'interno del centro? No? Del sì, centro qui siamo nel nostro centro. Stiamo utilizzando, noi abbiamo in effetti due strumenti che utilizziamo. Questo è un impedenziometro, si chiama SG. Praticamente questo mi misura cosa: allora, quando noi abbiamo a che fare con una rete wifi, dobbiamo tenere presente due elementi che lo compongono. la compongono. L'ambiente dove passa l'informazione è l'informazione stessa. Questo strumento qui studia l'ambiente, cioè vede come è fatta l'acqua biologica cioè il, il, lo spazio extracellulare quel gel e sol che dicevo prima se la, è, è sufficientemente questo praticamente mi misura come l'ambiente accoglie l'informazione quindi quel valore rosso che sotto ci vede la figurina del cuore, non indica l'informazione del cuore, indica che in quel momento il cuore si trova in una situazione di gel. Cioè praticamente c'è un rallentamento dell'informazione. Il che quindi. di per sé non è patologico, è semplicemente un indice di questa situazione, capito? Di questo momento che lo stiamo misurando. Sta poi al medico a interpretare con tutti quanti i dati che riceve quello che sta succedendo. Questo è un esame molto importante perché... Mi dice dove passa l'informazione. È anche bello, è accattivante dal punto di vista, dal punto di vista grafico perché ci sono tutte quante queste, cioè è proprio una misurazione che viene fatta in tre minuti e ci, ci dà praticamente la composizione... Dello spazio del, del liquido extracellulare in tutti, gli, in tutti quanti i occhi. E si appoggiano mani e piedi su questa piastra, vengono esatto, ma messi due elettrodi sì. e elettro dopo ed, altre vengono in mente queste microcorrenti che praticamente studiano eh, diciamo, la concentrazione degli ioni idrogeno nello spazio extracellulare. E in base a questo, attraverso calcoli matematici, fisici, tutti quanti diciamo, stabiliti scientificamente, quindi sono tutti quanti corretti, ti dà un sacco di valutazioni, capito? fisica di una, di una situazione che c'è. Ok. Quindi questa prima parte dura tre minuti tre dopo lei... Dopodiché il paziente viene portato da me, da, da, dall'addetta che fa questo, questo servizio. Io controllo i dati dell'esame e poi parto col mio esame. Il mio esame, queste sono le fiale che uso, però possiamo. Cosa sono queste? Sono dei rimedi? Questi sono tutti quanti i rimedi, fiale test, sono quelli che uso al di là di quello che già c'è nel database eh, perché eh, eh, diciamo che ho <coughs> anche questi messi in un determinato dopo, in modo all'interno del adesso lo farò vedere, questo è l'elettropuntore di fall, come vedete allora è formato, c'è un una primo c'è la tastiera <coughs> dentro la tastiera c'è <coughs> scusate sì, le facciamo bere un goccio d'acqua così in modo che può riprendere un attimino fiato. Okay. Allora dietro, scusi, se, dietro Sono... la tastiera c'è l'ometro. L'ometro è, guarda, è, quella, è sì. quello strumento dove c'è quella freccia che si muove sì. continuamente, sopra c'è invece il caricatore, cioè praticamente è quello che mi carica l'acqua. Sopra c'è il video dove compare quello, eh, tutto quanto, il database con tutte quante le sostanze, dove c'è quella mano che vedete stilizzata. Lì accanto sulla sinistra ci sono tutte quante le voci e siccome è, è un sistema di tipo DOS, io quando entro in una voce la apro, vengono fuori tutte quante le, le, i sottogruppi e poi ne, vado nel sottogruppo e vengono tutti quanti fuori le voci. E quindi posso testare gruppi di voci per volta e poi ridurre fino a trovare quella che mi serve. Si differenzia no, dal Vega che utilizza un solo punto? Si differenzia soprattutto perché l'elettragopuntura di Fall. Bisogna conoscere molto bene l'anatomia dei punti dell'agopuntura dell cinese. Il Vega Test ut utilizza solamente un punto. Schimmel ha inventato il Vega Test, ma nella parte finale della sua vita, qui non lo dovrei dire, ma lo dico, è ritornato indietro. È ritornato indietro, è ritornato indietro di... perché non, diciamo, riteneva il Vega Test troppo poco preciso eh, rispetto ad altre cose. Quindi dopo ha cominciato a studiare le catene causali perché proprio non lo soddisfacevi di Vega Test. Fortunatamente lui l'ha lasciata agli italiani, non ai tedeschi, quanta questa qui, quindi siamo noi più avanti dei tedeschi. Ah, ce l'abbiamo noi italiani? Delle catene ah. causali, sì, siamo noi che siamo... Mm. Sì, sì, qui c'è, come vedete si vede male, però qui ci sono tutte quante le voci eh, alla sinistra, qui si vede la mano, no? alla, sulla sinistra si vedono tutte quante le voci del database ed è molto semplice entrarci, cioè è molto facile e si misura il test. Allora succede che... Il punto di acupuntura che è danneggiato non riesce a star fermo, si muove continuamente, formando quello che viene chiamata la forbice. Tra un massimo raggiunge un minimo. Il punto stabile, invece, nella misurazione rimane bloccato: quindi si vede l'orologio che rimane il punto bloccato. Quando c'è un punto instabile, noi mettiamo dentro le informazioni dal database, tutte quante le informazioni che mi modificano, riportandolo in condizioni. Di, eh, di normalità, ecco vede, vedete, ecco. ecco, esatto. Adesso in condizione di normalità, quando, quando si ottiene questo, mettendo dentro delle informazioni, a 50 deve stare, guarda. ecco sì, misurando i punti di agopuntura, quando si ottiene questo vuol dire che il punto si è equilibrato. Quindi quella, te, quella, quella sostanza, quelle, quelle frequenze lì servono a me per la terapia e per la diagnosi, quindi diciamo la diangela terapia utilizza sempre lo stesso strumento. Quindi lei qui sta solo testando, non sta facendo diagnosi cioè che Adesso sto testando raccogliendo i dati. Alla fine dei dati, e qui dopo, cioè non è un fatto automatico, diciamo che eh, se l'apparecchio precedente è l'elettrocardiogramma, questo qui è il cioè poi il cardiologo deve, deve sapere quello che, quello che ascolta, quello che misura, capito? Ecco. Bene. Yeah. Questa e poi... è una misurazione, quello che ho in mano io si chiama puntale, quello che ha in mano eh, Simona invece è il, um, è il um, manipolo, praticamente è un circuito elettrico chiuso al cui interno c'è il paziente e quindi praticamente si vede solamente il paziente in questo modo qui. Ecco, una volta che lei ha effettuato questo test, che dura quanto? Dipende dalla gravità del problema, cioè per ah. la prima visita normalmente io metto un'ora, però a volte mi ci vuole un'ora e mezzo. Perché ah. ci sono dei pazioni ah, cioè, molto lungo, Io eh. dico Quindi... sempre che i pazienti salgono di una volta e non li vedo più. Per cui eh, cioè, avevano sempre pazienti molto complicati. Noi abbiamo pazienti da tutta Italia ormai. Sì, sì. Voce Con si... quali tipi di patologie? Di tutti, di tutti. Oh, eh, diciamo che io misuro tutto, anche perché fa parte del più, eh, più cose misuro, più conosco. E questo è, quindi, malattie autoimmuni, malattie allergiche, eh, patologie di tipo degenerativo tipo le artrosi: tutti quanti i disturbi, tumori, perché no? Si possono studiare in questo modo qui. E si possono studiare soprattutto le cause, cioè eh, gli agenti patogeni che possono provocare queste cose, tra cui anche. Cose che eh, la medicina ancora non, non ha colto, la medicina. per esempio le parassitosi, non sono state ancora colte per la loro reale pericolosità. Noi siamo abituati, noi medici, a pensare ai parassiti come gli ossiuri, che sono dei banalissimi vermini che fanno parte della nostra eh, flora intestinale. Lei li studia molto, no, i parassiti? Sì, perché si trovano tantissimo. Le, Sentiamo... Lei dice che tra i suoi pazienti quasi tutti. No, quasi tutti no, però diciamo che un 25% di quelli che vedo ce li hanno. Sono molto 25-30, a volte anche 40%, dipende dai, dai tempi. Eh, perché si prendono in modo banale? Eh, C'è stato una grande con, rimescolamento, Con l'alimentazione, no? Anche, anche lavorando con la terra perché sono lasciate, le uova dei parassiti vengono lasciate da animali infestanti, dopodiché. Eh, lavorando la terra eccetera, si poi dopo rimangono sotto le unghie, dopo mettendo in mano casualmente anche quello lì, è un circuito fecale anche quello, e poi si trovano negli alimenti, ci sono di quelli che della carne cruda, quelli del pesce crudo, infatti il sushi sì. è molto pericoloso se non c'è stato un abbattimento regolare e difficilmente lo fanno bene almeno quelli che dalle nostre zone magari da altre parti sono bravissimi nelle nostre zone evidentemente ci siamo un po' sfortunati Ma, uh -huh. siamo anche po da sfor... noi c'è sempre un noi po' noi siamo un po' sfortunati <ride> allora andiamo avanti quindi una volta che è stato fatto questo test come si prosegue? si prosegue praticamente una volta raccolti tutti i dati abbiamo avuto quella diagnosi allora al, al paziente Preparo questa bottiglietta caricando attraverso l'imprinter, che è praticamente il caricatore. L'abbiamo, no? Le immagini? Di... Sì, quando c'è il test ve lo faccio vedere, l'imprinting un attimo nel test, quando viene misurata. Ok, quindi viene caricata l'acqua? Viene caricata l'acqua, l'acqua viene, viene dinamizzata, o tutte le volte che deve essere assunta va sbattuta l'acqua, viene avvolta in questa carta stagnola, perché è un'acqua informatizzata, se rimane per 2-3 ore accanto a un cellulare acceso prende le frequenze del cellulare, quindi si smagnetizza come una carta, come un bancomat, se viene messo vicino ad una fonte di informazione, si perde la sua magnetizzazione, così lo stesso insomma. perché il principio è lo stesso. Okay. viene dato al paziente, il paziente la deve assumere con regolarità. Siccome la, la bottiglia va a agire su una rete informatica che ha trovato nella malattia il suo equilibrio, perché c'è questo anche da dire, che la malattia è la situazione migliore che il corpo si possa permettere per mantenere costante l'informazione piuttosto che avere la distruzione del sistema, dice, è meglio che mi tenga la mia artrosi e che la cosa vada avanti, così ragiona il corpo, e ragiona giusto, capito? Tant'è vero che noi siamo pieni di pazienti cronici, malati cronici a 80-90 anni, diventerà sempre un problema più grosso questo. Allora, si individua qual è il problema e viene caricata la bottiglia. La bottiglia non va data subito in quantità molto alte, noi cominciamo sempre con una goccia ogni 8 giorni, in modo che l'organismo riceva l'informazione e vi si abitui, perché le modifiche informatiche devono essere molto lente, si cresce gradualmente fino a trovare la dose giusta. In genere si comincia con, se un paziente è molto, è molto carico di, di, di hacker, si comincia con una goccia ogni 6-7 giorni, a volte cominciamo addirittura sul braccio, con una semplice goccia sul braccio per massaggio. Questo pensando che noi facciamo firmare nella, nella cartella che il paziente sa che gli diamo dell'acqua con il fruttosio, suona un po' strano, ma in effetti è acqua caricata che modifica una rete informatica provocando degli sconvolgimenti da, da modifica, cioè abbiamo detto che ha trovato un equilibrio, noi lo stiamo squilibrando questo equilibrio e quindi facciamo venire uno stato di diciamo, di, di movimento, che può provocare la comparsa di sintomi. Per questo che gli diamo il tempo... E c'è l'aggravamento Ci può essere un aggravamento, per questo che andiamo molto piano. E poi dopo, se c'è bisogno, lo ricontrollo subito. Se comunque anche dopo, ogni sei giorni, il paziente ha qualche cosa, ci fermiamo, lo rivedo e gli diamo dei tempi più lunghi. Ecco, pian pianino ci si avvicina, arrivando eh, spesso a due gocce la mattina, a due gocce la sera, ma ci si arrivi in 3-4 mesi. Dopodiché si rivede il paziente, si vede se è tutto quanto a posto e quando tutto quanto è pulito noi facciamo l'ultima operazione che è il rimedio unico. Il rimedio unico è quello che viene usato dagli omeopati unicisti che praticamente individuano un unico rimedio che dovrebbero mettere a posto tutti quanti il paziente. Qual è il problema? Il problema è che in questi pazienti cronici sono talmente carichi di roba che il rimedio unico non funziona così nella gran parte. Allora noi facciamo prima la pulizia, dopodiché cerchiamo con una procedura particolare sempre che abbiamo scoperto e funziona benissimo, il rimedio unico e dopo lo diamo al paziente e così aumentiamo le sue capacità di resistenza perché il rimedio unico aumenta le capacità difensive del sistema, non elimina gli hacker, quindi gli hacker devono essere andati. Se lei ha un computer pieno di hacker e gli aumenta la RAM non gli fa niente. Invece se una volta che l'abbiamo pulito e gli dà la RAM, il computer funziona meglio. un po' più di RAM, il computer funziona meglio. Il ragionamento è quello. Eh. Bene, voi comunque insegnate anche... Abbiamo una scuola, sì, abbiamo una scuola, abbiamo dei giovani in medicina. Cosa fate all'interno della, della, eh? della vostra scuola? Facciamo due anni, due anni un, un weekend al mese per due anni dove partiamo da tutti quanti i buchi, tra virgolette, chiamiamoli così, dell'insegnamento eh, del, dell della, della facoltà di medicina. Partendo dalla semiotica medica occidentale, agopuntura, omeopatia tradizionale, omeopatia classica, dopodiché cominciamo a parlare delle catene causali di Schimmel e poi cominciamo con le, la misurazione, come si fa, dopodiché come si usano gli strumenti, qual è la finalità del sistema e poi cominciamo a, fa, a fare una clinica. L'ultimo anno, il secondo anno, è solo clinica, cioè gruppi di patologie per gruppi di patologie, da dove partono. Dove, in, quali, in quali organi si possono localizzare, quali sono le cause principali che lo danno. Cioè, in questo modo si può studiare la cefalea, perché abbiamo dei risultati meravigliosi. L'ipertensione. Ah, anche studiare. con la cefalea? Sì, noi abbiamo tantissimi casi completamente guariti. Anche I le cefalee? quelle? Cefale, sì, cefalea cronica 40 anni. Si fanno dei, molto spesso ci sono dei parassiti che non, non, non si conoscono. Uno si chiama Strongyloid coralis l'altro si chiama Echinococcus granuloso. Che nel loro ciclo riproduttivo passano a, dal cervello e quindi lì provocano la cefalea. Se noi li riusciamo, se ci sono quelli con una terapia antiparassitaria, si mettono a posto, cioè la cefalea guariscono. Quindi lei utilizza anche non so, gli antibiotici? Se sì. servono, gli antiparassitari? Non ho problemi. Non Io abbiamo parlato di parassiti, che è sì. questo mondo che. Sì. Che è poco studiato. Sì, anche poco. perché una volta i parassiti erano, erano, era una malattia, la medicina tropicale, ma se noi ci pensiamo, 3 milioni e mezzo di persone sono venute da noi, noi andiamo a fare le vacanze nei tropici. Quindi c'è stato uno scambio di popolazione e eh, diciamo, la medicina conosce i periodi di scambio di popolazione come grande scambio di malattie. Ne eh, L'esempio trattante è stato durante la guerra del Vietnam, in America i, i soldati rito, eh, che ritornarono dal Vietnam portarono le malattie sessualmente trasmesse e aumentarono di tre volte. Dopodiché in Europa aumentarono di tre volte, perché in Vietnam c'erano la, la, la sifilide e la erano endemiche. Ecco, e quindi, quindi ci dia ancora, proprio velocemente, ci butti lì qualche cosa di veloce? Di, dunque la cefalea causata da? Non solo da, 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 da parassiti, la cefalea ha molte cause. Infatti la diagnosi può essere fatta attraverso lo studio del danno posturale, della cefalea, può esserci un disturbo della oculare, ci può essere un disturbo della colonna cervicale, ci sono i parassiti, ci sono alcuni virus, a volte può essere legata, ci sono delle cefalee che sono per esempio da herpes virus. In questo modo si riescono a studiare, ma anche le malattie autoimmuni. Nelle malattie autoimmuni eh, c'è sempre un virus che entra all'interno del mitocondrio, che è l'ingegnere della cella, quello che distribuisce l'energia. Modifica, eh, il, succhia il, il, il virus che è entrato, porta via l'energia e il sistema, non ha, il mitocondrio non, sa, non ha più energia. Per cui crea degli sbagli informatici e degli sbagli poi anche biologici. E ha trovato della ricorrenza di alcuni virus particolari? Soprattutto citomegalovirus e Epstein-Barrbì. I virus della mononucleosi e il citomegalo sono i più importanti. Il citomegalo, tra l'altro, lavora molto danneggiando la rete. Eh, cardiocircolatoria, perché te, tende a depositare, pochi lo sanno, che il citomegalovirus, eh, la, la presenza del citomegalovirus fa un danno peggiore se si continuano a utilizzare solanacee. Quali sono le solanacee? Pomodoro, patata, melanzana, peperone, peperoncino e fumo di tabacco, che è una solanacea. Questo è il motivo per cui i fumatori fanno l'aterosclerosi molto più facilmente dei non fumatori. Questo è, molto, è, è delegato a questo, quindi bisogna eliminare oltre al cetomegalovirus anche le solanace per 4-5 mesi. Quindi si fanno anche le intolleranze alimentari, però mirate al problema, non così che fa tutte quante intolleranze alimentari, il fagiolino sì e, la, e, la, e, la, e il cece no, che non ha senso quella cosa lì. Quindi le intolleranze alimentari fatte in quel modo lì a me fanno un po' ridere perché non, non vanno sul problema eh, del paziente. Eh. Altra patologia? Altre patologie? Boh. E le malattie allergiche, le malattie allergiche nascono sempre da uno scombinamento sempre del sistema immunitario. Il sistema immunitario viene modificato, aumenta moltissimo l'attività dei, linfo, dei linfociti B, quindi c'è una grossa produzione di IGE nei confronti. Ma questo, il, i polini non sono poco importanti, è inutile fare il vaccino per i polini se non ti individui la causa. Eh, I vaccini per i polini hanno provocato dei disturbi immunitari più che altro, non hanno creato dei grossi, che sappia io sono stati molto abbandonati ultimamente. Noi invece lavoriamo sulle cause che sono spesso lo steptococco, anche qui certi tipi di vaccinazioni, ma soprattutto i virus. Quali tipi di vaccinazioni e quali virus? Allora, le vaccinazioni però di per sé non fanno il danno. Cioè le vaccinazioni sono come delle piccole locomotive che portano dentro, sempre nel famoso mitocondrio, i virus o anche lo steptococco. Quindi praticamente questi, questi germi trascinati dalle, dalle vaccinazioni si localizzano dentro il mitocondrio e fanno, eh, diciamo, impediscono al mitocondrio di sfruttare la sua energia che, viene, che se la prendono loro per replicarsi. In quel modo lì il mitocondrio fa quel che può e ci dà un po' eh, all'incirca. In quel modo lì partono delle informazioni che sono delle informazioni che creano o la patologia autoimmune, nel senso che ci crea, creano degli anticorpi contro un, un, un organo che non c'entra, poveretto niente, oppure contro qualche cosa, tipo il polvere del pioppo, che non c'entra niente di per sé. Però noi diventiamo allergici per quel motivo. Se noi non curiamo a monte il problema, magari il problema non nasce dal naso, il problema nasce da, da, dal fegato. Dobbiamo curare uno stetocococco che è nel fegato per mettere a posto un, un naso. E quindi voi con questi test riuscite a vedere sì. se nel fegato c'è lo streptococco? Sì, sì, esatto. E lo debellate, e lo debellate. con l'acqua no, infiammata. Ma se c'è bisogno do anche l'augmentino, cioè, cioè il, il, il farmaco, non ho problemi. Cioè, riusciamo anche a dosare la quantità di streptococco presente. Ci sono delle situazioni in cui bisogna utilizzare l'antibiotico, se no non ne scappi. C'è cioè, una patologia che si chiama la, la, la malattia di Lyme, che da noi è molto comune, una malattia terribile, trasmessa dal, un batterio trasmesso dal morso di zecca, dove il protocollo che io applico prevede come minimo 60 giorni di tetracicline. È e non idiota. si può scappare dal di, quello, da, dal di lì, perché le patologie reumatiche... Quindi se si è morsi dalla zecca... Se la zecca è malata e contiene questo, questo battere, il battere viene trasmesso eh, dalla zecca durante la sua eh, attività ematofa, viene trasmesso nel corpo e nel corpo provoca un danno eh, di tipo, può essere articolare, sulla vista, sull'udito, ehm, può essere di tipo neurologico, molto importante, compete delle funzioni, cioè proprio, eh, cioè, sembrano delle paralisi in effetti, e poi la borrelia. Tant'è vero, il problema è che la, la borrelia scappa, eh, fugge, fugge dal punto di vista serologico e scompare dopo poco tempo. I nostri sistemi di rilevamento eh, tradizionali sono alquanto inefficaci. Eh, noi abbiamo il centro di riferimento Catrieste, eh, eh, dove, dove io mando i pazienti più, più gravi, perché non, non sempre riesco, ci sono delle situazioni che sono veramente terribili, specialmente ma se colpiscono il cuore. Lei ha pazienti con la malattia di Lyme, quindi? Complicazioni, sì, 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 malattia di Lyme, quando le boree, eh, come vede... E guariscono, riescono a guarire? Eh. Allora, non tutti hanno questa fortuna, nel senso che se la cosa è molto avanti, è molto difficile, ma questo clinicamente... Il problema è la precocità di diagnosi. Questa è una zecca che si è infilata, vedete, è, è, la, preco la, 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 è la precocità di diagnosi. Se non, ah, non fai una diagnosi precoce, eh, il rischio, per esempio, il rischio cardiologico è molto alto, il rischio cerebrale con la cefalea, ma Quindi, soprattutto. Se siamo punti da, cioè da una zecca, conviene tenere la zecca e farla analizzare? No, no. no, no, no. <ride> bisogna toglierla il prima possibile, prima che abbia perché la zecca fa questo, cioè prima di eh, staccarsi dopo che ha maniato, ne mangiato prima di staccarsi fa quello che noi chiamiamo il ruttino, volgarmente cioè nel senso praticamente butta dentro un po' rigurgita del sangue che, e quindi questo sangue rigurgitato passa dal suo addome e porta dentro le borrelie. Se la zecca è ancora attaccata e quando si stacca noi dobbiamo praticamente metterci un, e lo troviamo dobbiamo metterci un un cotone imbevuto con dell'alcol 90 gradi, con delle terettili, con, con qualche cosa che la intontisca, dopodiché con delle pinzette riusciamo a, delicatamente a togliere, con delle pinzette, quelle per le ciglia, si riesce a delicatamente a togliere portando via, senza che lei riesca, però va, va praticamente, la pinzetta va messa proprio nella testa, perché se la mettiamo nella pancia, quella che è dietro, nell'addome, facciamo la spremuta. Capito, quindi non va bene quello, <ride> e quindi questo è il lavoro. E a questo quello facevo in dermatologia, ne avevamo tante, che noi purtroppo abbiamo, abbiamo, ne abbiamo moltissimi in Romagna per via che abbiamo, sono stati comperati una famiglia di daini degli anni Ottanta per ripopolare l'alto Appennino Casentinese, e lì c'è stato un passaggio attraverso animali selvatici. Di queste, quindi abbiamo parecchi casi, anche molto gravi, eh? quasi, quasi all'altezza di quelli del Friuli. Abbiamo, diciamo Ma quindi se si mangia un animale infetto da questo tipo di patologia non lo... succede niente ah, sì. il tra la trasmissione non succede niente no, no, no. avviene praticamente direttamente con la zecca quindi sì, si sì. può Una guarire cotto, 60 sì. giorni di tetracicline. tetracicline più il mercurio solubile che è il rimedio specifico perché ogni germe ha il suo rimedio specifico che lo elimina che per, si chiama interferenza costruttiva se noi abbiamo un fascio informatico danneggiato dal sistema se noi gli mettiamo il suo antivirus Creiamo quello che viene chiamato in fisica l'interferenza costruttiva, cioè praticamente dipendiamo un, una, un fascio di onde uguale ma contrario come posizione e si azzerano. E il rimedio che fa questo si chiama Mercurius Solubilis in, in omeopatia. Il Mercurius solubile è, è un rimedio omeopatico, quindi diciamo, il mondo è molto vario, capito? Dottore, in finale ci ha dato delle informazioni preziosissime, davvero alternative, non ne avevamo mai sentito parlare in questo modo, almeno noi nel laboratorio salute, davvero molto importanti, purtroppo la regia vedo che mi manda in onda i contatti, abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Allora, il sito internet è chimeia.it, potete mandare una mail anche info-chiocciolachimeia.it, il telefono è 0547 610024. Ultima battuta, dottore la ringraziamo. Con... Sì, io sono molto felice di essere venuto e spero che eh, questa collaborazione magari possa continuare chissà. Magari, se avrà possibilità, sappiamo che lei è molto molto preso, avete tantissimi pazienti che, hanno, che sono in lista d'attesa Vengono da tutta Italia, voi state cercando collaboratori che possano comunque apprendere Sì, una apprendere... scuola stiamo facendo, adesso siamo partiti quest'anno e ogni due anni facciamo scuole biennali perché se no non ce la possiamo fare Perché siamo pochi, eh. le forze sono quelle che sono, quindi... Dottore, io la ringrazio, bravissimo, buon proseguimento, buon lavoro e ringrazio anche i nostri telespettatori. Grazie, arrivederci.